Le prime sensazioni sono positive, c'è entusiasmo, c'è voglia di far bene. È chiaro, una squadra, come è stato detto, molto rinnovata, c'è tanto lavoro da fare. E sono partiti andati via tanti ragazzi, anche come ho detto il Presidente, mi sento di ringraziare tutti quanti. D'altronde l'ho fatto l'ultima cena che ci siamo visti, perché secondo me è stato fatto un buon lavoro e abbiamo fatto una parte finale di campionato importante. Come ha detto il Signore, sono stati valorizzati dei giovani. Ritornando alla stagione che è appena iniziata, la settima, quindi per settimo anno mi sento di ringraziare il Presidente Silvio Brocco per l'opportunità che mi dà. Ormai faccio parte anch'io della famiglia del Pineto Calcio, sono onorato di questo e questo mi dà ancora una spinta, una motivazione in più per cercare di fare bene, per raggiunge un risultato importante. L'obiettivo è questo e abbiamo rinnovato tanto e ci aspetta tanto lavoro davanti, trovare l'equilibrio giusto e questo lo possiamo trovare stando in mezzo al campo, costruendo un gruppo importante affinché possiamo diventare una squadra importante per un campionato difficile come la Serie D. Sinceramente qualcosina, se capita l'occasione, c'è da fare. Adesso noi non ci mettiamo fretta, valutiamo bene, come ho detto un attimo fa, vogliamo prendere, non fare una rosa ampissima, però magari mettere i giocatori al posto giusto. Per fare questo non dobbiamo farci prendere dalla fretta, dobbiamo un attimo valutare la persona giusta con le caratteristiche giuste. Quindi magari qualche giocatore è andato via anche ultimamente, forse in qualche reparto dobbiamo mettere una o due pedine, sicuramente sappiamo che possiamo farlo. Vediamo un attimo quello che offre il mercato.